Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Cosa ti dice l'energia dell'universo? Puoi riceverla al meglio? Di che segno sei? Oggi è domenica 27 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. La vittoria dell'amore. Il partner, rappresentato dalla coppia Luna-Plutone sull'altro lato dello zodiaco, depone le armi. Contro la forza dell'amore nulla da fare, la palma della vittoria è tutta vostra e della dea dell'amore, trionfante nel vostro segno. Tanto più che a darle man forte c'è anche la presenza del sole e il sestile di Urano, quintessenza della creatività e del romanticismo. Tutto come in un sogno, in riva al mare, sul lago o a caccia di chicche d'arte e scorci naturali, il bel paese un tempo era il giardino d'Europa, volendolo sarebbe ancora. Senza certi orrori cementizi e morali. Splendido l'aspetto, che oggi non ha bisogno di trucchi o artifici, la vostra bellezza è quella della salute, capace di cogliere i momenti belli della vita. Notizie piacevoli in arrivo o arrivate da poco. Notizie positive e favorevoli, qualcosa che si annuncia. Conquiste, attrazione, un uomo non più giovane potrebbe fare da tramite per nuove conoscenze. Un uomo maturo, separato. Divorziato, che ha reciso da poco un rapporto potrebbe improvvisamente farsi presente nella vostra vita. Le premesse di avere ottimi risultati in un progetto che vi sta a cuore sono importanti per voi, si tratta di stabilire, con largo anticipo, quanto importanti siano per voi alcune scelte di merito. Oggi potreste programmare o pensare a un viaggio, in fondo staccare la spina per qualche tempo vi farebbe sicuramente bene. Oggi avrete merito per una buona azione, cercate di farne buon uso senza vantarvi eccessivamente ma restando nel giusto. Potreste aver bisogno di tutta la vostra calma per risolvere oggi una situazione intricata e complessa, riuscirete comunque a fare in modo che il problema che vi affligge si possa risolvere. Giorno monotono e lungo da passare, le vostre amicizie sembreranno disinteressarsi a voi e potreste ricevere anche qualche piccola delusione. Ma passerà. Quando si dice buone notizie, oggi potreste davvero averne qualcuna e molto piacevole. Ottime prospettive anche di avere un chiarimento a lungo desiderato. Rate troppo alte o troppo a lunga scadenza potrebbero crearvi qualche problema nel momento in cui chiederete un prestito o un mutuo, valutate in ogni caso le condizioni e fate bene i vostri calcoli. Oggi potreste aver bisogno del consiglio di una persona fidata, fate in modo da spiegare bene le vostre ragioni e non cedete alle pressioni del vostro orgoglio. Buon umore. Potrai ricevere rimborsi da assicurazioni, tasse o simili. Una opportunità che avevi perso 2 settimane fa ti verrà riproposta. Il vostro fascino non avrà rivali, sappiate sfruttarlo. Godetevi una luminosa situazione sentimentale. Più chiederete informazioni dettagliate e particolareggiate più aumenterete la stima verso di voi. La vostra popolarità nel lavoro oppure nella vostra vita sociale sta crescendo a vista d'occhio insieme all'energia positiva che emanate intorno a voi. È il momento buono per iniziare un lavoro o per coltivare un hobby e se si tratta di procurarsi dei documenti legali, meglio ancora. Pianeti del calibro, di Venere, del Sole, di Giove, di Nettuno e Urano, si dispongono in angolo estremamente favorevole per voi. Serenità emotiva e capacità di conciliazione in vari ambienti tra cui spicca, prima di ogni altro, quello familiare, sono questi i doni che il cielo vi fa oggi. Di fronte a qualche pretesa che sorge da un convivente, riuscite a tenere un comportamento di fermo diniego. Per voi si prevede un netto recupero a partire dalle ore pomeridiane, la mattinata invece vedrà qualche tensione di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate i problemi in modo chiaro, non prendete sotto gamba gli incontri. I nati sotto il segno del Cancro stanno vivendo un bel recupero in amore dopo un periodo di tensioni. Sul lavoro meglio affrontare i problemi in modo chiaro e non prendete superficialmente i nuovi incontri che potrebbero essere molto importanti per il vostro futuro. Non tutti quelli che hanno a disposizione il vostro tempo, lo usano come lo usate voi. Quindi è normale che qualcuno si trovi molto più avanti, mentre altri addirittura indietro. Non preoccupatevi di questo in giornata. Ciò a cui dovrete prestare la vostra attenzione in questo momento,
è semplicemente il vostro obiettivo, da raggiungere nei vostri tempi e senza lasciarvi condizionare dai successi o insuccessi altrui. Magnifica Venere vestita di seta rosa nel vostro segno intrigono Giove Giramondo e Nettuno Marinaro, che invece vi vorrebbero in costumi da bagno. O addirittura senza, in qualche isola caraibica. Impossibile, la Luna con Plutone all'opposizione funge da censura, qualcuno vi osserva e non sta bene. Fantasie, del resto con la Luna che in serata passa in ottava casa, quella del sogno, identificarvi con attori o attrici da 90 sarà un attimo. Dolente solo il risveglio. Amore ed Eros, partner freddino o almeno così sembra a giudicare dalle apparenze. Davanti alla dolcezza del vostro sguardo e alla lievità delle vostre carezze, simili ad ali di farfalla o di fata sull'arpa, soccomberà sciogliendosi come neve al sole. Vi sentite sotto esame, la dolce metà vi scruta e pare avere qualche dubbio, ciò vi crea disagio. Rilassatevi, sappiate sfruttare l'occasione per effettuare la medesima riflessione sulla persona che vi sta di fianco. Nonostante qualche lieve divergenza, condividerete in modo pacato il quotidiano con la vostra dolce metà. Specialmente se il vostro compleanno cade tra il 27 giugno e il 4 luglio avrete modo di sperimentare quella speciale condizione emotiva di assoluta tranquillità e assenza di preoccupazioni con la persona che avete scelto di avere accanto. Il discorso cambia invece un poco, per voi cancerini che siete nati tra il 14 e il 19 di luglio, fronteggiate ancora la negatività di Plutone. Dunque siete obbligati a tirar fuori la parte emotiva e non solo quella sessuale e passionale, per riuscire a conquistare una persona che vi sta particolarmente a cuore. Lavoro e denaro, al socio rompiscatole oggi opponete un secco rifiuto, a tutto c'è un limite e in questo splendido weekend non avete disponibilità per nessuno, se non per il mare, la natura e l'amato bene. Creatività emergente, che reclama più spazio attraverso il canale espressivo preferito, sia musica, fotografia, poesia, lo deciderete voi in linea con la vostra natura e le varie tecniche affinate finora. La disponibilità e il buon senso non sempre vengono premiati. Il sale in zucca non manca, ma in più di un'occasione, per accontentare qualcun altro, farete qualcosa che non vi va proprio a genio. Un collega vi sta antipatico in ufficio? Con la vostra capacità di eludere, lo tenete debitamente a distanza. E senza far capire a nessuno quel che provate. Benessere, bella giornata da spendere al mare, superata la prova costume vi sentite magnifici e lo sguardo interessato di qualcuno che finge di puntarlo altrove e invece vi osserva di sottecchi non fa che confermarvi la vostra avvenenza. Autostima in crescita esponenziale. Sani e belli nuotando come pesci, l'acqua di mare tonifica e snellisce, non perdetevi l'occasione di farvi il primo bagnetto di stagione. L'acqua è il vostro elemento che mantiene tutte le promesse di bellezza, creatività e amore. Puoi colpire un muro oggi, forse riuscirai a sfondarlo, forse ti abbatterai. Siate pronti ad affrontare la sfida o la celebrazione con una presa costante sulla realtà. Per lei. Il mare batte il ritmo del vostro cuore e l'acqua coi suoi delicati silenzi vi ispira parole d'amore e immagini felici da riprodurre secondo i vostri canali espressivi. Per lui, bellezza e benessere fanno il paio, nessuna crema antirughe per voi né la tinta per nascondere i fili bianchi. Naturale, avete un fascino vissuto. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.